Oggi per lo speciale Natale e per lo speciale decori di Natale realizzeremo questa meravigliosa stella di Natale. E questi progetti che insomma vi sto presentando in questi giorni sono tutti progetti adattissimi ai principianti, quindi che danno soddisfazione anche a chi si è avvicinato adesso al mondo dell'uncinetto, e sono anche quei progetti tipici per smaltire anche un po' di lana, di acrilico, di cotone avanzato, quindi potete unire diciamo le due cose, la semplicità del progetto in sé e anche il fatto appunto di smaltire gli avanzi, che non guasta mai. Io spero vi piaccia, vi lascio al tutorial, vi ripeto è veramente molto semplice, quindi sono pochissimi passaggi, quindi molto veloce. E fatemi sapere insomma se vi è piaciuto e vi lascio al tutorial. Allora, iniziamo subito facendo 7 catenelle. Vi dico subito che io sto lavorando con un cotone un po' grossettino, un avanzo per l'appunto, e un uncinetto da 5 mm. Allora, facciamo 7 catenelle e le chiudiamo in cerchio, quindi andiamo a chiudere nella prima catenella lavorata con una maglia bassissima. A questo punto abbiamo questo cerchietto e 7 punti, 7 catenelle, 7 punti, e andremo a lavorare su ogni punto. Facciamo quindi adesso 10 catenelle. Adesso andiamo a chiudere nella primissima catenella, attenzione che è un po' nascosta, ma c'è. Allargate bene con una maglia bassissima, quindi ci ricolleghiamo a questa catenella con una maglia bassissima e questo è il nostro primo petalo. Praticamente continuiamo così, facciamo altre 10 catenelle e che poi andremo a chiudere nella successiva catenella sempre con una maglia bassissima. Continuate quindi così per tutto il giro, alla fine dovrete avere 7 petali. Quando abbiamo finito i nostri 7 petali, praticamente noi lavoreremo all'interno di ciascun petalo una sequenza di punti. Una sequenza di punti formati da una maglia bassa, una mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, prendo tutti e tre i fili e li chiudo tutti e tre insieme, e poi andremo a fare 8 maglie alte. Terminate le nostre maglie, 8 maglie alte, facciamo 2 catenelle e adesso facciamo l'inverso, quindi scendiamo facendo 8 maglie alte. Finite le 8 maglie alte faremo una maglia, mezza maglia alta, scusate, e una maglia bassa. Ecco qui il nostro primo petalo finito. Naturalmente questa sequenza identica la dovete ripetere su ogni petalo fatto da 10 catenelle del giro precedente. Ripeto quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, 8 maglie alte,
2 catenelle, poi 8 maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa, così per tutti i petali. Mano a mano che lavorerete tutti i petali si arriccerà il lavoro, questo è perfettamente normale, state andando bene, continuate su tutti gli altri. Chiudiamo tutto sulla prima maglia bassa fatta con una maglia bassissima. Adesso possiamo ovviamente tagliare il filo e dobbiamo sistemare il fiore. Lo sistemiamo in questa maniera. Adesso, prima di passare all'ultimo step, quindi prima di applicare il bottone, ovviamente nascondiamo i fili come ormai abbiamo imparato a fare molto bene. Naturalmente vi ricordo sempre su un retro del lavoro in questa maniera. Ecco qui, abbiamo finito, adesso possiamo applicare il bottone. E qui ovviamente sempre a fantasia vostra, anche in base a quello che avete. Io per esempio ho preso questo bottoncino molto carino, insomma mi piaceva, e quindi ovviamente dovete scegliere possibilmente un bottone a contrasto. Comunque o lo cucite o più semplicemente, come farò io, con la colla a caldo, mettete un punto di colla a caldo tutto intorno e applicate semplicemente così il vostro bottone, niente di più facile. E questa è la nostra stella di Natale finita. Ovviamente voi potete attaccare dietro, che ne so, un nastrino, fare un cordoncino di catenelle. Io per esempio forse metterò questo nastrino dietro semplicemente o cucendolo addirittura con un punto di colla a caldo e via. Quindi molto semplice. E questo diciamo sta un po' a voi, alla vostra fantasia, come dico sempre, il decoro finale. Qui vi lascio libere. Io spero vi sia piaciuto e alla prossima idea per il Natale.